Sentite, qui bisogna trovare un'idea. Altrimenti questo audiovisivo non lo finiremo mai. Sì, questo parla di finire. Veramente lo dobbiamo ancora iniziare? Già, il problema è come iniziare. Beh, io un'idea ce l'avrei. Sentiamo. Ecco, beh, potremmo cominciare così. Si vede una porta socchiusa. La telecamera avanza e scopriamo tre ragazzi che stanno discutendo. Dai loro discorsi si capisce che stanno preparando un audiovisivo. La telecamera avanza lentamente. Ecco, adesso è vicina al tavolo dei ragazzi. Dolcemente sale la musica di commento e... E stacco sui titoli di testa. Hanno già fatto decine di documentari. Eccolo, l'ho trovato. Ah, bene. Ecco qua, origini di Mantova, il castello di San Giorgio, il Mincio, viaggio lungo i canneti del Mincio. Bene, il nostro audiovisivo potrebbe cominciare così. Una lenta dissolvenza ci porta a Rivalta, un paese a pochi chilometri da Mantova, dove si trova uno degli ultimi costruttori delle caratteristiche barche del Mincio. Il barcaiolo si chiama Mendes e per tutta la vita ha costruito barche su questo pezzo di fiume. A questo punto la voce dello speaker potrebbe dire così. Un viaggio come quello che state per fare è un privilegio riservato a pochi fortunati. Solo la barca di Mendes permette di inoltrarsi tra i canneti del Mincio. Mendes costruisce da sé queste barche, proprio come faceva suo padre e il suo nonno prima di suo padre e il padre di suo nonno. La sua bottega è a Rivalta sul Mincio, proprio di fronte a una piccola baia da cui sembra salire il grande respiro del lago. Mendes è uno degli ultimi costruttori di battelli della provincia di Mantova. Barche robuste, con fondo piatto, barche adatte alla navigazione sui laghi e sui fiumi. Due sono i tipi di barche che Mendes costruisce e ripara. Il burchio, come quello che sta restaurando e che ricorda le gondole veneziane, e il bucintoro, una barca dalle forme più ampie e solenni. Inoltrarsi con Mendes nelle paludi del Mincio è un'avventura che entusiasmerebbe ogni ragazzo. Mendes conosce i mille sentieri d'acqua che si perdono in un labirinto di canne, conosce le grandi buche del fiume dove la rete può risalire rigonfia di pesci, conosce i canali che improvvisamente si chiudono come trappole. A sentire lui, da queste parti non è cambiato molto dai tempi dei Gonzaga, stessa palude, stesse barche. Giulio Romano ne ha disegnata una sulla parete di una sala di Palazzo Te a Mantova. Ebbene, basta guardare quel disegno per capire come niente sia cambiato da allora. Oggi, come allora, le barche scivolano lente sui canali fino al santuario di Santa Maria delle Grazie, passano accanto alle grandi formazioni di carici, di tife e di altre piante che hanno reso fiorente in passato l'industria dei vimini e delle scope. Ah, bene! Questa frase ci può servire per agganciare la sequenza che arriva adesso. E quale sequenza? Come quale? Mi sembra evidente. Abbiamo visto che la vegetazione del Mincio ha consentito la nascita di un'industria particolare, quella dei vimini e delle scope. E allora? Beh, allora secondo me dovremmo vedere se dalle parti di Mantova esiste ancora qualche artigiano che costruisce le scope come facevano una volta. Ecco, la sequenza del barcaiolo dovrebbe essere a posto. Trovato! Cicognara, il paese dove fanno ancora le scope a mano con la saggina e tutto il resto. Beh, sì, potrebbe anche funzionare. State a sentire come potremmo fare. Potremmo aprire con l'inquadratura di un portico e sotto questo portico stanno lavorando alcuni personaggi. Mm-hmm.
un portone sul fondo entra in campo un bambino che porta un mazzo di saggina. Appena il bambino si inginocchia e comincia a lavorare, lo speaker dice: Cicognara è un piccolo paese sulla sponda sinistra del Po, dove il fiume compie la sua più grande ansa tra Casalmaggiore e Viadana. A Cicognara vive Eliseo, il nostro secondo personaggio. Al contrario delle zone circostanti, Cicognara non ha mai goduto di risorse agricole e da sempre la sua popolazione ha dovuto cercare altre occupazioni. Così alcuni si sono dati alla caccia, altri alla macinazione dei cereali, altri alla produzione di zolfi e altri ancora, come Eliseo, si sono messi a fabbricare scope. A Cicognara i primi a fabbricare le scope furono, verso la fine dell'Ottocento, due ex fabbricanti di zolfi, rimasti senza lavoro a causa della sempre più massiccia diffusione dei fiammiferi. Recatisi a Pisa, sembra che proprio laggiù abbiano imparato a lavorare la saggina per produrre scope. Tornati a Cicognara, non ci volle molto ai due per capire che la grande quantità di saggina che si trovava sulle sponde del fiume poteva garantire una sicura attività. Stando a quel che racconta Eliseo, i due lavoravano in coppia, perché questo è il sistema migliore per lavorare la saggina e produrre più pezzi. Eliseo dice che anche quando lui era ragazzo, la lavorazione procedeva in questo modo. D'estate, vecchi e giovani si riunivano nei cortili o sotto i portici delle cascine. D'inverno ci si riparava nelle stalle. Quando si erano fabbricate un certo numero di scope, gli adulti le caricavano sui carri e andavano nei paesi vicini a venderle. Eliseo ricorda che una volta suo padre acconsentì a portarlo con sé durante uno di questi viaggi. Lo ricorda ancora come fosse ieri. Rimasero fuori di casa più di una settimana a vendere scope. Fino a Mantova arrivarono. Si dormiva nei prati, in aperta campagna, oppure si chiedeva ospitalità ai contadini in cambio di qualche prodotto. Poi di nuovo a casa, a fabbricare altre scope. Si raccoglieva la saggina ai primi di settembre, quando la pianta era matura. Si andava sul fiume con una roncola affilata e le canne cadevano giù a centinaia. Poi gli steli venivano battuti in modo da staccare i grani maturi e infine si riducevano tutti alla stessa lunghezza. Questo era compito dei ragazzi. I vecchi invece legavano la saggina con un filo metallico attorno a un bastone, quasi sempre tre mazzetti diversi, in modo da dare volume alla scopa. Poi, velocissimi, tagliavano i gambi in modo da renderli uniformi. Alla fine, le donne cucivano la parte inferiore con un lungo ago e per questo le chiamavano lighine. Certo, visto così, sembra facile, ma il vecchio Eliseo ricorda bene quanto tempo occorreva a un giovane per imparare a fare il mazzo o a tagliare i gambi a velocità incredibili senza lasciarci le dita. Bisognava vederle quelle mani, che ancora non si erano abituate alla saggina. Screpolature, tagli, ferite, fino a che si formavano i calli, e allora tutto era più facile. Adesso le mani del vecchio Eliseo non hanno più problemi, lavorano con una destrezza che solo una vita di lavoro può dare, anche se ormai di lavoro ne è rimasto poco. È la storia di sempre. Nascono le fabbriche, i prodotti sintetici, la produzione di massa. È una storia che abbiamo raccontato tante volte, troppe volte, forse. Ecco, io staccherei su questo dettaglio delle mani di Eliseo che intrecciano la saggina. Beh, sì, mi sembra una bella immagine. E poi è anche significativa, perché quando le mani di Eliseo si fermeranno, non ci sarà più nessuna mano capace di lavorare la saggina in quel modo. Eh sì, è vero. Vabbè, allora anche questa sequenza è a posto. Beh, adesso ci vorrebbe ancora qualche cosa sul fiume. Sentite, io ho un'idea. Perché non inseriamo queste immagini della fornace di Borgoforte? Sì, ma cosa c'entra con Mantova e il suo fiume? Seguire. Il fiume ha costretto i mantovani a costruirsi delle barche speciali per poter navigare nelle paludi e tra i canneti. Giusto. Non solo, ma ha anche fornito ai mantovani certe piante con le quali fabbricarsi scope e oggetti in vimini. Esatto. Ora, se ci pensate, il fiume ha dato una cosa ancora più importante ai mantovani, l'argilla con la quale fabbricavano i mattoni per costruire le case e i palazzi. Quindi noi potremmo fare così.
breve montaggio musicale ci porta in un piccolo paese sulle rive del Mincio. Mentre le immagini ci mostrano un signore che sta caricando dell'argilla su una carriola, lo speaker dice: tra i molti prodotti che il fiume offre alla gente di Mantova, c'è un materiale che da sempre viene ampiamente utilizzato, l'argilla. Prelevata dai grandi depositi lungo le rive, l'argilla veniva caricata sulle barche e trasportata alle fornaci per essere trasformata in mattoni e decorazioni in cotto. Oggi, è evidente, si ricorre alle scavatrici e ai camion, ma un tempo il mezzo più semplice era proprio questo, un lento, tranquillo trasporto per via fluviale. Fin dai tempi dei Gonzaga, infatti, il continuo sorgere di palazzi e torri aveva richiesto grandi quantità di mattoni, forati, piastrelle, tutti materiali in cotto che le grandi fornaci provvedevano a produrre. Una di queste antiche fornaci è arrivata fino a noi quasi intatta. È la fornace Polirone di Borgoforte, un piccolo paese sulla riva del Po. Qui, utilizzando una preziosa serie di stampi originali, vengono prodotti mattoni, tegole, cornici, insomma tutto quanto serve per la casa contadina tradizionale o per il restauro di vecchi e gloriosi palazzi. In questa fornace l'argilla viene ancora lavorata a mano e i pezzi appena formati vengono collocati in lunghe file geometriche sotto il grande portico, dove sono sottoposti a una prima essiccatura. Poi, sistemati su bancali di legno, si asciugano al sole per qualche giorno e, finalmente, arrivano al forno per la cottura. Ammucchiati ordinatamente uno sopra l'altro, i pezzi rimangono rinchiusi per 3-4 giorni a temperature altissime. Naturalmente uno si potrebbe chiedere perché fare i mattoni a mano quando altrove si producono in serie con macchine automatiche. Beh, prima di tutto va detto che alcuni tipi di mattoni per restauri storici possono essere fatti solo a mano e con stampi particolari. Per quanto riguarda invece i mattoni tradizionali, tutti sono d'accordo nell'affermare che quelli fatti a mano sono molto più resistenti nel tempo e sopportano meglio gli sbalzi di temperatura, mantengono così la casa fresca d'estate e calda d'inverno. Ecco, bene. Aspetta, fermo un momento. Prova a rivedere questa inquadratura. Questa? Sì, questa. Ecco, adesso torna indietro e riprendila dall'ingresso dell'operaio con i mattoni. Così? Bene, perfetto. A questo punto possiamo andare all'immagine del forno che si riapre. Vediamo il pesante muro di chiusura che si allontana. E i mattoni ormai cotti all'interno. La voce dello speaker riprende. Oggi, purtroppo, è rimasta solo questa fornace a produrre con l'antico sistema di formatura e di cottura, ma un tempo questo settore dava lavoro a moltissime persone nel Mantovano. Fornaci si trovavano sulle rive del Mincio, del Po, ovunque insomma si potesse reperire quella materia prima che il fiume tanto generosamente depositava durante le sue piene. Ancora oggi, dopo secoli, i fiumi di Mantova contribuiscono alla vita di questo territorio. Basta dare un'occhiata dall'alto per rendersi conto dello stretto rapporto che lega la terra mantovana ai suoi fiumi. Thank you.
certo che come immagine finale questo profilo di Mantova vista dall'acqua è molto bello, è suggestivo. Sì, davvero. Sì, è vero. Allora, la nostra ricerca, la finiamo qui. Beh, certo che di argomenti ce ne sarebbero ancora parecchi. Oh, sì. Sì, è vero, ma lasciamo che se ne occupi qualche altro gruppo. Bene, il nostro audiovisivo è pronto. Eccolo qua, Mantova e i suoi fiumi. Piano, piano, non spingete. Meroni, sei sempre il solito tu, eh? Stai tranquillo. Bene, come sapete, adesso vedremo insieme l'audiovisivo che tre dei vostri compagni hanno realizzato su Mantova e i suoi fiumi. Il tema, come sapete, era quello di illustrare il rapporto che si è creato tra il territorio e il fiume, le attività che sono sorte proprio grazie alla presenza del fiume e così via. A quel che mi risulta, i vostri compagni dovrebbero aver fatto un buon lavoro. Allora, ragazzi, a questo punto direi di vedere insieme il lavoro. Rizzi, Ellie, per favore, tirate giù la tapparella. Sentite. Qui bisogna trovare un'idea, altrimenti questo audiovisivo non lo finiremo mai. Sì, questo parla di finire. Veramente lo dobbiamo ancora iniziare. Già, il problema è come iniziare. Io un'idea ce l'avrei. Sentiamo. Potremmo cominciare così. Si vede una porta socchiusa. La telecamera...